Cari quadisti, Asti, prima prova degli assoluti italiani di quad cross. Eccoci con la pole man della QX3, nostra vecchia conoscenza, uno dei più giovani piloti italiani. Vi racconteremo poi un piccolo aneddoto sulla linea di partenza. Valeri, campione italiano QX3 2011, prima prova del 2012, 2 secondi a tutti, pole assoluta nonostante un ritardo di partenza. Caro Valeri, dobbiamo inchinarci o Allora, raccontaci in pista, che è sempre meglio parlare della pista, dove i tempi contano e i risultati anche. Questa è una bellissima pista, a me piace molto. E abbiamo avuto un po' di problemi stamattina con la moto, non volevano farci correre, ma adesso abbiamo risolto tutto e spero di fare una buona gara. Come ti trovi con questo mezzo che, ricordiamo, è un mezzo prodotto da Quaddi su base Yamaha 450 con una riduzione di cilindrata del termico a 350 cc, quindi una canna più piccola, un pistone più piccolo, rientro nei 350 cc, che ha una, praticamente è un 450 con un motore più piccolo di 350. È un veicolo prodotto da Quaddi e, ricordiamolo, preparato da Inquadra, dalla tua squadra, con sospensioni a quattro resto serva per renderlo un mezzo da gara. Caro Daniele, vediamo i tempi. Daniele Valeri 2.09.9, Davide Galli 2.13.393, poi un buco enorme e abbiamo il terzo 2.18, praticamente gli hai dato 9 secondi al terzo. Raccontaci, non è una cosa da poco, Daniele. La moto che va molto bene. E anche il pilota, mi sa, perché da sola la moto non si accede neanche. Sì. Come vedi Asti rispetto alle piste a cui sei abituato? Beh, è una bella pista, solo che ho un problema, è un po' stretta per i sorpassi, però è una bella pista. Ci vuole una lupara per sorpassare? Sì. Ascoltami, questo nuovo mezzo che praticamente consente ai ragazzini quali te, ai giovani campioni futuri, di allenarsi in sella a un vero 450 con un motore depotenziato, quindi con dei costi di manutenzione del mezzo endotermico molto ridotti per l'anno. È molto diverso rispetto al mezzo dell'anno scorso, che partiva da un prodotto derivato serie. È molto più leggero, esatto, è più guidabile e più prestazionale. E qui è molto importante, perché poi quando passerai nella categoria ti troverai già a conoscere la ciclistica del 450. Daniele, ti lasciamo alla concentrazione, bravissimo per la prova di stamattina, per la pole. Ricordiamo che Daniele è stato bloccato per metà cronometrate per problematiche di verifica del mezzo, quindi è entrato anche in una condizione non ottimale, nonostante questo è riuscito a strappare la pole. In bocca al lupo, ci vediamo dopo gara 1 e mi raccomando, manciate di gas, come direbbe il presidente del Motoclub Castellarano, il buon Simonini. Grazie. Grande Daniele, complimenti.